sono Massimiliano Fois, sono uno scrittore algherese. Ho iniziato con la poesia, la mia prima pubblicazione è stata una raccolta di poesie, la poesia non l'ho mai abbandonata. Poi sono passato alla narrativa, ho pubblicato due romanzi, Blue Hotel e Sangremar, ambientato ad Alghero, ambientato in un alghero particolare, un alghero senza tempo. E poi negli anni ho cominciato a studiare un po' la storia di Alghero, le storie meno conosciute, i personaggi. E ho pubblicato dei saggi di carattere storico sulla città. Ultimamente mi sto occupando di costruire delle storie con delle mostre. L'ultima dal titolo Passaggi illustri in Alghero tra il XIX e il XX secolo, dove racconto la storia di vari passaggi in città, come possono essere quelli di Saint-Exupéry, Balzac, Garibaldi, Marinetti e tante altre cose. Mi occupo anche di sceneggiature. Con un gruppo di amici abbiamo fondato una piccola casa di produzione, la UIA Film. Stiamo per ultimare le riprese, anzi il montaggio di un documentario su John Carta, un algherese che è stato pioniere del base jumping e ha fatto anche la guerra del Vietnam. In questo momento dovrei dire progetti per il futuro tanti, forse un nuovo saggio su un personaggio algherese che sto cominciando a scrivere, sicuramente altre mostre. Sempre di carattere storico. Per il resto si spera sempre di far conoscere questa città al resto d'Italia, d'Europa e del mondo. La mia vita, tra virgolette, artistica di questi ultimi anni, come detto prima, si basa sulla storia di questa città, sulla storia di Alghero, perché credo che Alghero abbia tante storie da raccontare, tanti personaggi da valorizzare. Tante visite importanti che possono far conoscere la città anche al mondo, come l'ultima pubblicazione, la prefazione è un racconto ritrovato di Emilio Salgari, un racconto ambientato ad Alghero che si intitola La pesca dei tonni. Quindi Salgari, uno degli scrittori italiani più conosciuti al mondo, che ha ambientato stranamente un suo racconto ad Alghero, e da lì bisogna partire.